Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come ben sapete, Sibella o Sibilla ogni tanto ci dà le missioni da completare alla supremazia del manto, ovvero le 5 missioni da completare in quella campagna. Quindi, quando noi veniamo qua al distretto del fiume, della supremazia del manto, se andiamo parlando con questi due personaggi qui, quello che ci dà le giornaliere e quello che ci dà le settimanali, noi comunque sia, completando queste missioni, non riusciremo a completare 5 missioni alla supremazia del manto. Quindi in tal caso ci toccherebbe tornare i giorni successivi e fare altre missioni. Per evitare ciò, noi basta che ci facciamo, come vedete qua, le varie cripte, per esempio questa qui, questa qua, questa qua, questa qua e questa qua. Ok? Una volta che avremo completato queste cripte, questi sotterranei, questi scavi, noi avremo completato le 5 missioni di Sibella. Se casomai uno scavo fosse, diciamo, no, occupato dai nemici, prima dovremo praticamente liberare l'area circostante dello scavo. Una volta liberata l'area circostante dello scavo, avremo di nuovo accesso allo scavo barra cripta, ok? Se invece non volete mettervi a liberare lo scavo, basta che vi cercate un altro e il gioco è fatto, diciamo. Ora vi faccio vedere che completando uno scavo praticamente riusciremo ad avere una missione fatta. Quindi andiamo qua. Ovviamente dobbiamo spendere un po' di valuta di queste qui per entrare nello scavo, ok? E una volta che avremo spese potremo entrarci. Andiamo a uccidere tutti. Se incontrate il boss a fine scavo, praticamente avrete fatto subito. Se invece non lo incontrate, dovrete uccidere 6 ondate di nemici più o meno. Se non mi ricordo male, sono 6. Ecco, in questo caso c'è il boss. E abbiamo fatto, come vedete, ci dà stanza del tesoro completata. Andiamo a recuperare lo scrigno e a questo punto possiamo uscire. Prima di uscire vi faccio vedere che praticamente, come vedete, completa le imprese del distretto del fiume una di 5, ok? Quindi niente ragazzi, questo piccolo video è finito, io spero che vi sia stato utile, vi ricordo di iscrivervi al canale, di iscrivervi ai miei social, lasciate un bel mi piace, cliccate la campanella e ci sentiamo al prossimo video. Ciao ciao!